Siamo in collegamento con Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli. Ben trovato, assessore, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Grazie a lei sempre. Allora, il Comune ha istituito il garante delle persone con disabilità, approvato in Consiglio Comunale all'unanimità. Cosa significa per la città di Napoli? È un passo importantissimo perché questa figura, sarà una figura che accompagnerà l'amministrazione a 360 gradi in tutte le scelte legate appunto alle persone disabili. Quindi non solo una figura che partecipa al mio lavoro dell'assessorato alle politiche sociali, ma quando dobbiamo parlare di lavoro, di cultura, di istruzione, di turismo, dobbiamo ricordarci sempre che le persone disabili fanno parte della nostra comunità e quindi non sono un argomento, ma appunto sono persone e vanno considerate in tutte le azioni che questa amministrazione vuole fare. È importantissimo che sia stata approvata all'unanimità da maggioranza e minoranza. Questo significa che c'è una consapevolezza dell'importanza di questa figura. A breve daremo appunto la manifestazione di interesse sui canali istituzionali perché ci aspettiamo che ci sia una persona di rilievo che ci voglia aiutare in questa missione che è completamente gratuita, lo diciamo per ora, almeno per ora. E che sarà una figura che mi accompagnerà, ma che accompagnerà anche gli altri assessorati. Certo, insomma, c'è bisogno di programmare la città del futuro tenendo presente anche le disabilità, che sono parte integrante di una società. Assolutamente sono parte integrante e soprattutto non possiamo parlare della disabilità, ma appunto, come lei dice, delle disabilità, perché sono diverse, o le risposte devono essere diverse. E dobbiamo cercare di essere sempre più vicini alle persone disabili e alle loro famiglie. Alla Gambrinus ha presentato il libro Qualcosa di Grande, un libro scritto dai soci dell'associazione Itaca di cui lei ha fatto la prefazione. Insomma, sono importanti anche queste iniziative editoriali. Insomma, è un ventaglio talmente variegato il mondo della disabilità che ha bisogno di essere quanto più possibile diffuso. Sì, è importante, è stata una cosa importante perché l'associazione Itaca è l'unica a Napoli che si occupa di persone che hanno problemi mentali. Una disabilità che spesso ci fa paura, che non riusciamo a comprendere, che vede le famiglie abbandonate, sole, isolate. Questo libro è un libro dove i ragazzi hanno voluto scrivere le loro esperienze, ma io credo che al di là dell'abbattimento delle barriere, noi dobbiamo produrre abbattimento culturale nelle persone e quindi bisogna parlarne. Questo libro è uno strumento, ma l'Associazione Itaca lavora tantissimo sul nostro territorio per dare la possibilità alle persone con disturbi mentali di inserirsi nel mondo del lavoro e di avere una propria vita autonoma dalla famiglia di origine. Mi piace sottolineare anche un'altra iniziativa. Il 24 maggio al Teatro Troisi, uno spettacolo a ruota libera messo in scena proprio da ragazzi disabili. Sì, grazie. Questo è uno spettacolo molto bello dove i ragazzi di diverse disabilità lavorano un anno intero tra il ballo, il canto, la recitazione ed è un momento di grande importanza sociale. E quindi ringrazio la sua sensibilità per promuovere questo spettacolo. Il biglietto è gratuito, l'ingresso è gratuito e noi ci aspettiamo che arrivino tante persone a vedere e a diciamo dare onore ai ragazzi disabili che si impegnano un anno intero per promuovere questo spettacolo. Allora, Assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo come sempre buon lavoro. Arrivederci. A lei, buon lavoro.